avere quella voglia di riscattarci, di riprendere a fare punti possibilmente pesanti, intendo dire 3 punti. Questo per non perdere quell'autostima, quella fiducia, soprattutto per questo motivo, per guardare avanti appunto con un po' di serenità. In questa partita non c'è stato equilibrio, non c'era equilibrio nostro, non c'era equilibrio loro, ti portava il gioco ad aprirti da una parte e dall'altra. Una squadra deve essere sempre molto equilibrata. L'equilibrio della squadra non me ne deriva i nomi o i giocatori più o meno offensivi che sono in campo. Lo deriva le distanze con i reparti che la squadra riesce a mantenere e l'equilibrio dei reparti mi determina tutto questo. Quindi la partita a Salerno sicuramente non è stata una partita equilibrata, parlo tatticamente, c'era un disequilibrio troppo nella voglia, secondo me, di andare a vincere la partita. È sbagliato, io che mi creda raramente mai, perché cerco sempre di non parlare dei singoli, veramente forse ero anch'io in derby, perché nelle dichiarazioni cerco di essere molto molto equilibrato e non mi era mai successo in carriera mia di citare il nome di un calciatore, non l'ho mai fatto nella mia carriera, è la prima volta che mi succede, quindi io ho chiesto scusa ai giocatori, non è una scusante perché altrimenti sembra, è offensivo verso chi gioca, ma era al termine di un ragionamento su una domanda a cui avevo risposto, difeso la mia squadra, difeso l'attaccante che era stato un pochino messo il suo nome così non in positivo e portato avanti, sempre sbagliando, lo riconosco. Modena, io ho visto la partita con il Vicenza dove hanno perso in casa, ma credete a me c'è una squadra solo, ha giocato, ha dominato, è stato il Modena.